È il suo primo appuntamento al buio? Al buio, buio sì. Sono single perché sono difficile, sicuramente. Che mestiere fa? Faccio la manager per realtà diverse, quindi prima magari più nella moda, poi adesso invece più su YouTube, quindi... Ha fatto la modella? Per pagarmi i primi anni di università, sì. Bisogna essere molto sicuri di se stessi per fare un mestiere del genere. No, io non ero sicura di me stessa per niente quando lo facevo. Ho avuto un momento difficile nella mia vita, ho sofferto di disturbi alimentari quando avevo 15 anni e sono stata ricoverata per anoressia. Cioè, benché io magari non credevo di essere bella piuttosto che di avere... Mai? Sono cresciuta in una famiglia in cui non mi è stato dato valore, quindi... Sa quelle famiglie un po' vecchio stampo dove già se nasci donna hai un valore diverso. Dovevo vestirmi in un certo modo per essere accettata da mia nonna, non potevo presentarmi in casa con i capelli sciolti, dovevo sapere il galateo a memoria, dovevo essere una ballerina, dovevo essere bella. Ho sempre dovuto dimostrare qualcosa e non valevo mai abbastanza. Classica frase che di mia nonna è che se non fossi stata così bella non mi avrebbe voluto così bene. Quindi questa cosa se la sta portando un po'? Ci sto lavorando adesso, ci sto lavorando. Già essere qua è... Non è poco. No, esatto, mi sono messa molto in gioco. Ma sta cercando l'amore? Sì, voglio una storia d'amore. Vorrei una persona che mi dia sicurezze. E come se lo immagina? Vorrei qualcuno che fosse buono, che fosse sincero fin dal principio, con le idee molto chiare, cioè voglio che comunque sia un uomo fatto e finito. Io sono Matteo, ho 38 anni, vengo da Bergamo e nella vita sono un fotografo freelance professionista. L'ultima relazione che ho avuto mi ha fatto uscire con le ossa abbastanza rotte, perché comunque io ci credevo tanto. Dopo 5 anni ho chiesto a una mia ex fidanzata di sposarmi. C'è stata una marcia indietro da parte sua. Buonasera. Buonasera. Salve. Sono Alessandro. Benvenuto. E 3 settimane dopo c'era già un'altra persona. Le prendo il soprabito, sì. Gentilissimo. Lì ero abbastanza fuori dalla grazia divina. Allora, c'è qualcuno che la sta aspettando, sì. Mi segua. Grazie. Non mi è mai stato detto sei uno stronzo. Ciao. Non deve dirmi piacere. Matteo, molto piacere. Celeste. È molto che mi aspetti? Un po', sì. Nessun baciamano che non si presenti con fiori o regali. Ah, complimenti per il sorriso. Grazie, grazie mille. La prima cosa che guardo in una donna sono gli occhi. Di dove sei, di bello? Di Milano. Ok. Cioè, ormai vivo a Milano da 7-8 anni. Mia madre è di Crema. Ok. E mio padre invece è di San Diego. In California. Ah, wow! Gli occhi, perché da buon fotografo 9 volte su 10, anzi 10 volte su 10, gli occhi non mentono mai. Io dal mio accento sono bergamasco. Ho fatto un paio di esperienze all'estero. La cosa che mi affascina molto è quando l'occhio sorride. L'ultima esperienza che ho fatta di vita è che la mia ex fidanzata è italiana ma vive in Olanda. Se poi oltre a sorridermi è anche un pochino profondo, potrei svenire al momento. A un appuntamento al buio, l'imbarazzo iniziale può giocare brutti scherzi. Matteo sembra un po' impacciato, sta cercando di non farsi stregare dai bellissimi occhi azzurri di Celeste. Riuscirà a rompere l'incantesimo e lasciarsi andare? Attenzione agli occhi celesti. Grazie mille. Wow! Yes. Sono semi di papavero e sesamo. Durante una cena, un appuntamento, sto molto attenta a quello che mangio. Non ti piace né uno né l'altro? Nope. Oggi, quando incontro un uomo, voglio chiarire subito chi sono e quali sono state le mie problematiche. Penso che si sia forse capito che ho sofferto di disturbi alimentari.
È una cosa che ti pesa questo? Del fatto del disturbo alimentare, lo vivi normalmente, non è un problema? Sai, ormai è parte di me. Cioè, okay. Quando ormai... Ne ho sofferto quando avevo 15 anni, quindi okay. Ero molto più piccola. Quando racconto il mio problema mi aspetto solo che la persona non mi giudichi in base a quello e che capisca che io non sono solo quello. Sono mai stata, diciamo, curata nel modo corretto. Hanno sempre cercato di curarmi risolvendo il sintomo. Ok, quindi una cosa, diciamo, andando... nel momento, locale, non, diciamo, globale. Per esatto. Capirci. Mentre adesso sto affrontando un percorso un po' più profondo. Wow. Voglio trovare un uomo che non si arrende al primo ostacolo in amore, che non molla. Devo dire, non è facile e ci sto riuscendo adesso. Su quello fai bene, prendi le tue posizioni, le tue idee. Finalmente sì. Certo, penso di poterlo trovare l'amore, assolutamente. Secondo me è comunque anche segno di maturità da una parte e dall'altra anche di avere due palle così.